L'olio d'oliva italiano, e tanto più quello abruzzese, è messo nuovamente a dura prova. Questa volta la minaccia viene dal Parlamento europeo, che ha previsto un disegno di legge che andrà ad eliminare l'indicazione del termine minimo di conservazione dalle etichette. Ma noi non accettiamo che il governo italiano, con un finto atto di solidarietà nei confronti della Tunisia, in realtà permetta un'importazione senza dazi di 70.000 tonnellate di olio che i grandissimi produttori andranno a tagliare con la produzione italiana, spacciando tutto per Made in Italy. Questo non va bene perché colpisce duramente i produttori medi, soprattutto della provincia di Pescara e soprattutto di questa zona della Valle Vestina, che fanno un prodotto invece di altissima qualità. Sindaci, esponenti politici, produttori, consumatori, associazioni di settore e consorzi hanno espresso la volontà di unire le proprie forze per evitare che uno dei prodotti di qualità che caratterizzano la nostra regione venga contraffatto, portando gravi conseguenze a livello locale e nazionale, a partire dalle piccole realtà agrarie fondamentali per la conquista di un futuro migliore. E questi provvedimenti sicuramente incidono sulla carne viva dei nostri produttori. In questa stagione i nostri produttori stavano rialzando la testa da un'annata disastrosa e sicuramente questi provvedimenti non ci aiutano. Ma non siamo qui sicuramente per protestare, o non solo per protestare contro un provvedimento che riteniamo intempestivo ed iniquo, ma sicuramente per fare delle proposte. Noi abbiamo tutte le carte in regola per far diventare l'olio d'oliva il vero oro per questi territori.